noi diremmo che ci aspettiamo un governo all'altezza di una situazione storica, perché questo è un momento irripetibile della storia d'Italia. Abbiamo una finestra che si apre adesso e si chiuderà e poi si riaprirà chissà tra quanto tempo per provare a risolvere problemi strutturali di questo paese. Bisogna essere all'altezza di quello che ci ha chiesto l'Europa, perché non è scontato che i soldi che potremmo avere li avremo. Se non saremo in grado di fare un piano all'altezza della situazione, non li avremo, e quindi chiediamo semplicemente appunto una discontinuità rispetto a un governo che ha avuto un'azione, diciamolo pure, mediocre in questi 16 mesi. Ha spesso deciso le cose all'ultimo istante, senza una visione, senza una strategia, spesso confondendo anche i cittadini con istruzioni contraddittorie prese, diciamo, diramate a brevissima distanza l'una dall'altra. Quindi pensiamo che in questa particolare fase sia necessario un governo veramente molto autorevole, veramente molto efficace, soprattutto che indichi una direzione non di breve termine, ma di lungo periodo per il paese. Conte Ter o governo di larga intesa? Quale potete preferire? Ma secondo me, diciamo, i nomi sono l'ultima delle questioni, nel senso che noi non abbiamo mai espresso un veto su nessuno e non lo facciamo oggi. Noi abbiamo posto delle questioni, non abbiamo avuto delle risposte. Alcune cose sono state fatte inspiegabilmente con grande ritardo. Noi la nomina del sottosegretario all'autorità delegata alla sicurezza l'abbiamo ricevuta dopo che abbiamo dato le dimissioni, così come le nomine dei commissari delle grandi opere, tutte cose che si potevano fare prima. Quindi noi abbiamo posto queste questioni e a quelle questioni desideriamo avere delle risposte anche con il prossimo governo.